Non siamo tra quelli partiti o partiti che difende 60 parlamentari. Insomma, io mi rendo conto, è un incubo, che tu già li difendi le 60. Poi dopodiché c'è la falcidie su 1000 e oggi è su 600 in tutto. Quindi capisco le difficoltà, no? Per l'amor di Dio, non è che non li capisco. Quindi noi facciamo la nostra battaglia con molta serietà e con molta fiducia. Se si fa un'alleanza, deve essere seria. L'alleanza seria presuppone non ci siano veti per tentare di vincere, altrimenti è inutile partecipare alla gara. Se Letta non elimina i veti che ci sono rispetto agli altri, e altri non i veti rispetto a noi, rispetto ancora ad altre formazioni politiche, piccole o grandi che siano, è meglio non presentarsi al voto. Vince il centrodestra tranquillamente, hanno l'ossessione della Meloni che io non ho. Bisogna presentarsi con un programma serio, che non soltanto l'agenda Draghi, ma l'agenda che guardi invece le diseguaglianze al sud in modo particolare, a quelle famiglie che hanno problemi e difficoltà per quanto riguarda i figli, che hanno handicap, o lo stessi che sono in condizioni di difficoltà umane e sanitarie. E tra l'altro devo dire che noi siamo una vedretta dei risultati che diamo un sondaggio, parla noto direttamente, potete ascoltare, un sondaggio già molto forte in Campania. Senza di noi in questa realtà, e in Puglia anche l'assessore Giovanni della Puglia, il mio vice segretario, senza di noi, e peraltro essendo andato via i 5 Stelle, centrosinistra perde anche i collegi nominali in Campania. Senta, e Renzi, anche in Puglia. Renzi pensa di andare avanti da solo, dice i mediocri si alleano per abbattere i più bravi. Beh, a volte vedo che è così, e poi bisogna anche evitare alcune cose, alcune, come dire, considerazioni di se stessa abbastanza luciferine. Cioè Calenda si è laureato a Roma, va benissimo, io sono laureato a Napoli, tanto rispetto all'Università di Roma, ma anche all'Università di Napoli, cioè nel senso noi siamo un territorio politico, un piccolo territorio politico, peraltro quello che facciamo lo facciamo a mani nude, senza incoraggiamenti di industriali alti che ci sostengono, quindi quello che abbiamo, insomma, lo abbiamo con grande fatica, ma noi siamo anche disponibili ad andare da soli, presenteremo laddove non ci fosse una risposta ai nostri interrogativi, alle nostre richieste di alleanza, in virtù dei dati che vengono fuori da questo elemento particolare, diciamo sondato da Noto, quindi sondato da Noto, non da me, lo sentirete Noto, e noi siamo disposti anche ad andare da soli, quindi non abbiamo nessun problema. Peraltro io ho vinto la mia città a Benevento da solo, contro destra e sinistra, il 28 luglio se ne date di questa data, ci sono le elezioni provinciali, il presidente della provincia a Benevento, vince il mio candidato rispetto al centrodestra e alla sinistra, e devo dire non c'è due senza tre vincere, ma anche in alcuni collegi uninominali.